Sì, grazie, grazie Alfredo, un saluto ai nostri telespettatori, mi unisco anch'io ai tuoi ringraziamenti, professor Vecchietti, a cui abbiamo sottratto più di qualche minuto oggi per questo collegamento. Direi, professore, però è un momento davvero particolare questo per la nostra regione, soprattutto per l'area metropolitana per quanto concerne questa emergenza sanitaria, perché i numeri sono numeri preoccupanti. Le chiedo subito come mai secondo lei in questo momento proprio questa zona della nostra regione, l'area metropolitana Pescara-Chieti, sta soffrendo così tanto. Parliamo di numeri di record nazionali, per esempio Pescara è la terza città per numero di contagi in Italia e Chieti poco dopo. Ma guardi, intanto devo dirle che sono convinto del fatto che l'emersione delle varianti e la indiretta qualità della rete laboratoristica abruzzese, perché credo che l'impegno che è stato messo in Abruzzo per tracciare le varianti non sia stato fatto in altre regioni, quindi non vorrei che si commettesse l'errore di ritenere che noi abbiamo un maggior numero di varianti rispetto ad altre regioni. Probabilmente noi riusciamo a leggerle e a individuarle meglio e prima degli altri. Probabilmente questa variante, che è definita da alcuni virologi una pandemia nella pandemia, può aver dato una spinta ulteriore alla diffusione del virus e in parte potrebbe giustificare il fatto che noi ci troviamo con dei numeri che sono in così forte accelerazione. È innegabile che noi sappiamo che il virus circola attraverso di noi e quindi aver ripreso una circolazione quasi normale può aver indotto ovviamente una crescita dei contagi. Ma è un problema, professor Vecchietto, solo di varianti, perché si parla tanto di queste varianti, oppure probabilmente forse c'è stata una sottovalutazione del problema qualche settimana fa? Ma io non parlerei di sottovalutazione, d'altra parte lo sforzo che ha messo in campo la Regione e le singole ASL per aumentare gli screening sulla popolazione dimostrano che c'è stato anzi un impegno nel tentare di capire quale potesse essere il fenomeno. Rispetto alle varianti, tenga presente che quello che accade in una colonia virale è molto simile a quello che accade in altri gruppi animali per i quali noi abbiamo saputo dalle leggi di Darwin che ci sono varianti evolutive positive. Quindi il virus che sviluppa una serie di varianti probabilmente ha sviluppato una variante evolutiva a lui positiva che lo rende più aggressivo. D'altra parte il virus quando entra nel nostro organismo sappiamo che ha due strade, o usare la proteina spike come una falsa chiave per entrare nella cellula e quindi replicarsi, oppure se trova l'anticorpo, siccome la cellula, il virus non muore al di fuori della cellula, lui deve trovare un altro organismo da parassitare. Quindi questo rientra in una normale evoluzione del virus. Si era tanto parlato, professore, proprio lo scorso anno, nei primissimi giorni di questa pandemia, dell'aggressività di questo virus che poi aveva perso un po' di virulenza con il trascorrere dei mesi. Dalle sue parole si capisce bene che oggi questo virus, proprio a causa anche delle varianti, è tornato ad essere molto aggressivo, è così? Ma guardi, io credo che noi nella fase di riduzione della circolazione del virus ci siamo illusi che avesse perso la sua, tra virgolette, virulenza. In realtà probabilmente così non è, ripeto, è chiaro che quando tu hai delle percentuali minime hai una sensazione, una percezione diversa di quello che è il fenomeno, quando poi invece le percentuali tornano a aumentare, perché in questo momento io credo che con chiunque si parli, che siano amici o parenti, c'è qualcuno che è stato comunque contagiato. Poi per fortuna continua a esserci questo rapporto tra contagio e malattia, cioè non tutti i contagiati sviluppano la malattia. E questo, se non altro, è forse l'unica nota positiva, però è innegabile che il numero dei contagi negli ultimi giorni è progressivamente aumentato. Alfredo, linea a te.
Professore, volevo chiederle una domanda secca. Se vede all'orizzonte un nuovo lockdown, parlo chiaramente non solo della situazione dell'Abruzzo, ma un po' di tutta l'Italia, perché da più parti ho sentito e ho letto, forse lo avrà fatto anche lei, che si invoca un provvedimento simile a quello che è stato preso in altri paesi dell'Unione Europea. Secondo lei è necessario, da quello che riesce a vedere dalla situazione che ha sotto le mani tutti i giorni? Ma guardi, noi sappiamo che per ridurre la circolazione del virus abbiamo due strumenti. Il principale è la vaccinazione e siamo in linea con una tempistica che ci vede ancora però in difficoltà rispetto ai numeri che dovrebbero essere vaccinati. L'altra, purtroppo, abbiamo imparato da esperienze precedenti, non solo italiane, che la chiusura, obbligando le persone a non circolare, fa sì che ci sia una riduzione della diffusione del virus. Quindi è chiaro che in questo momento sappiamo bene che l'unico strumento è di prevedere una chiusura che potrà essere modulata, ma se i dati sono questi e continuano a crescere, credo che avremo poche alternative, come hanno avuto poche alternative altri paesi confinanti come la Francia, la Germania e altri. Altra domanda che le faccio, professor Vecchietti, se la rete sanitaria, in questo caso parlo della nostra regione, così come è strutturata, ha ancora margini per reggere in maniera tranquilla questa terza ondata o se c'è necessità comunque di ulteriori potenziamenti? Guardi, i potenziamenti sono sicuramente una delle ipotesi, però devo dirle che a fronte di questo mi sembra che ogni volta che vengono fatti dei concorsi si trovano sempre meno medici e si trovano meno infermieri, perché noi veniamo da una desertificazione, perché la sanità, soprattutto quella pubblica, negli ultimi 10 anni è stata con il vessillo del risparmio depauperata di elementi, unità, reparti, piccoli ospedali che oggi potevano essere utilissimi, che sono stati chiusi. Quindi io la strada dell'ulteriore potenziamento non la vedo, e questo è uno dei motivi per cui poi tra i vari pesi e misure che dobbiamo tenere conto, anche una rete assistenziale che può essere messa in difficoltà, e lo è già, può rappresentare un ulteriore stimolo a proporre delle chiusure per tentare di limitare il numero dei soggetti che finirà inevitabilmente in ospedale. Professore, torniamo noi qui da Chieti per qualche altra ulteriore domanda prima di chiudere questo collegamento, per lasciarla al suo lavoro. Siamo a febbraio-marzo, ci dirigiamo verso la primavera, ci avviciniamo gradualmente, lentamente verso la primavera. È auspicabile che con l'aumento delle temperature, seppur tra qualche settimana, già per questo la situazione possa un po' migliorare? Guardi, io mi scusi, ma non so fare previsioni. Qui bisogna ragionare giorno dopo giorno, vedere quanto e come aumenta il contagio. Quindi io me lo auguro, però al momento credo sia difficile per chiunque fare una previsione di questo tipo. Per quanto riguarda invece le persone colpite da questo virus nella nostra regione, rispetto a qualche mese fa è tornata ad essere colpita maggiormente la fascia di età più avanzata? Perché ricordo che qualche mese fa si parlava anche di pazienti cosiddetti giovani, oggi invece qual è la situazione? No, allora guardi, diciamo che l'impatto sulla popolazione non si è modificato. Noi sappiamo che essere contagiati dal virus non significa sviluppare necessariamente la malattia. Sappiamo che i soggetti con fragilità o con una maggiore anzianità sono quelli che in percentuali maggiori invece non si limitano a contagiarsi ma sviluppano la malattia. E poi, siccome questo è un virus di cui noi abbiamo incominciato a conoscere molto ma che in realtà ne sappiamo ancora molto poco, è innegabile che l'evidenza scientifica mostra che anche soggetti giovani che in teoria non dovrebbero sviluppare la malattia, in percentuale per fortuna minima ma comunque descritti, possono invece avere una malattia molto impattante con delle conseguenze molto gravi. L'ultima domanda, professore, l'attualità di questi ultimi giorni, le scuole sì, scuole no, scuole aperte, scuole chiuse.
Secondo lei chiudere le scuole potrebbe essere una soluzione per tamponare questa recrudescenza di positivi nella nostra regione? Guardi, io credo che la scuola di per sé sia sicura perché sono ambienti controllati dove ci sono i professori che applicando tutti i protocolli sicuramente sono tutelanti nei confronti dei ragazzi. Però è chiaro che la scuola non può dominare tutto quello che c'è prima dell'ingresso e tutto quello che c'è dopo l'uscita dalla scuola. Quindi se il virus circola in maniera così rapida e importante, anche la scuola paradossalmente, non tanto in sé per la scuola ma per tutto quello che la contorna, può rappresentare un ulteriore aggravio rispetto alla circolazione del virus. Quindi sarebbe meglio chiuderle? Io direi di sì. Se i numeri sono questi, non è da escludere, secondo me, come è già stato fatto, l'ipotesi che debbano essere chiuse. Grazie, grazie davvero al professor Jacopo Vecchiet, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Grazie per questo prezioso contributo, grazie a Roberto Pulimanti per l'assistenza tecnica. Da Chieti è tutto, in linea che può tornare allo studio.